Buon pomeriggio a tutti. Se prendiamo posizione, noi possiamo iniziare. Innanzitutto grazie per la partecipazione a chi è in presenza e anche a chi ci segue da remoto. Sono già passati 100 giorni da quando la Giunta nel pieno dei suoi poteri ha iniziato il governo della nostra regione. Sono stati 100 giorni che sono trascorsi veramente molto velocemente e credo che due siano i settori essenzialmente rilevanti di questi primi 100 giorni. Il primo sicuramente è quello della gestione dell'emergenza e il secondo settore credo che sia quello della programmazione dei grandi temi, che sono poi quelli per cui avevamo in campagna elettorale, ma anche prima, coalizzato tante forze, tante energie per dare un cambiamento alla nostra regione. In questi primi 100 giorni sicuramente l'emergenza l'ha avuta un po' alla meglio su tutto, perché comunque non sono stati 100 giorni normali. Noi ci ricordiamo che l'introduzione con il primo DPCM delle zone gialle, arancioni e rosse sono stati introdotti appunto a pochi giorni dall'insediamento. Un impatto sulla capacità della nostra attività politica sicuramente rilevante, cioè la possibilità di interlocuzione con i territori, la capacità di girare, di ascoltare, di operare fin da subito su quelle che erano le priorità che noi ci eravamo stabiliti, è venuta meno. È venuta meno per almeno nella parte, diciamo che è quella più partecipativa, più in presenza. Abbiamo fatto tante riunioni, praticamente quasi tutte da remoto e organizzato via sotto forma, insomma, di piattaforma digitale e via streaming. La gestione dell'emergenza è stata una gestione importante, poi nel merito ci entreranno gli assessori con tutte le iniziative che sono state intraprese, però ci sono degli aspetti che ci inorgogliscono sicuramente. Quando tutte le mattine leggiamo i dati, ad esempio, dei tamponi e vedere che passiamo da 1.500-2.000 tamponi a 5.000 tamponi giornalieri processati, sia antigenici rapidi sia molecolari, oltre 5.000, a volte arriviamo anche a 6.000-7.000 con quelli di controllo, sono numeri che ci inorgogliscono, oggettivamente ci inorgogliscono. Io ricordo quando nei primi giorni di mandato si leggevano percentuali di positivi su tamponati che arrivavano al 35, al 40% e poi si andava a scoprire. Ecco, questo aspetto è uno dei tanti aspetti che ci inorgoglisce. Lo screening di massa che ancora si sta eseguendo nella nostra regione, che è stato allargato alla popolazione scolastica, agli operatori scolastici e agli insegnanti, è un'altra azione molto importante che abbiamo messo in campo in termini di prevenzione e di gestione della crisi. Numeri molto importanti, anche quelli ritrovati. Perché, a parte un'adesione che ha superato ampiamente le 200.000 persone, siamo ancora in una fase che, insomma, lo screening proseguirà anche nei prossimi mesi, quindi l'impatto sulla popolazione potrà essere sicuramente ancora più ampio, oltre 215-220.000 persone che si sono sottoposte volontariamente al tampone, ma il numero dei positivi e diretti e indiretti, un numero molto importante perché siamo ampiamente oltre 1.000 positivi, che con il tracciamento seguente è un moltiplicatore che arriva almeno per 3. Quindi parliamo in un mese di aver isolato almeno qualcosa come 3-4.000 persone che altrimenti avrebbero potuto essere causa di contagio. E voi prendete questi numeri e inseriteli in un sistema che dice che il nostro indice RT, che fino a 10 giorni fa era lo strumento essenziale per essere giudicati dall'Istituto Superiore di Sanità, il nostro indice RT è sotto 1 dal 15 di novembre. E questo credo che sia un altro dato
che determina comunque un risultato che a noi fa oggettivamente piacere in un problema di complessità importante generale. Quindi insieme a queste iniziative sicuramente sono tante le altre questioni trattate, però ecco, questi aspetti sono sicuramente per noi stati molto impattanti e importanti. In questi 3 mesi abbiamo sottoscritto un accordo per il corridoio adriatico, un accordo che a mia memoria non ha precedenti, l'abbiamo sottoscritto a Pescara, in presenza c'era il presidente della regione Abruzzo e il presidente della regione Molise, da remoto il presidente della regione Puglia. Un accordo sul corridoio adriatico significa un accordo per chiedere al governo nazionale maggiore attenzione rispetto alla 3 corsie sulla la 14 e al corridoio veloce, all'alta velocità dal punto di vista ferroviario. Un altro aspetto che ci inorgoglisce molto, perché il tema, uno dei temi della campagna elettorale, ma uno dei temi politici della nostra regione, è l'isolamento istituzionale di cui noi purtroppo siamo stati vittime per tanti anni, che ci lascia in uno stato di isolamento, di arretratezza anche dal punto di vista infrastrutturale. Per la prima volta una filiera istituzionale dell'Adriatico, del medio e basso Adriatico, si è unita e riunita per chiedere con forza un intervento al governo, proprio alle porte di quel famoso Recovery Fund, che comunque dovrà tenere per forza in considerazione, c'era, voi sapete, una riunione ieri poi spostata per la crisi di governo, dovrà tenere per forza in considerazione, almeno l'auspicio di queste 4 regioni, di una situazione infrastrutturale che non è più procrastinabile. Il Recovery Fund, che però per ora ha un interesse relativo nella nostra regione, perché di fatto è citata esplicitamente solo la Orte Falconara e l'ultimo miglio per uscita del porto d'Ancona. Questo speriamo che venga ridiscusso, e insieme ad esso venga anche ridiscusso e chiarito in maniera forte quello che deve essere il ruolo delle regioni in questa fase, perché noi riteniamo che il ruolo delle regioni debba essere centrale in una logica di filiera istituzionale, e debba essere centrale in una logica di completamento e di integrazione del ruolo tra governo centrale e governi periferici, per far sì che si possa con queste risorse anche finalmente dare delle risposte a dei ritardi, a delle carenze che segnano la possibilità di essere competitivi o meno in una logica di ripartenza anche post-Covid. Altro incontro importante a Roma qualche giorno fa con il presidente di ANAS, poi c'era presente l'assessore, magari entrerà più nel merito, l'amministratore delegato di ANAS nella sede appunto romana, dove all'indomani della sua nomina a commissario della Fano Grosseto, dove quindi abbiamo subito parlato anche della ormai tristemente famosa galleria della Guinza, abbiamo affrontato anche i temi rilevanti e inerenti alla Salaria, e abbiamo posto per la prima volta una questione importante, credo soprattutto per il centro-sud delle Marche, che è quella della Mezzina, che è una strada che sulla carta ha un ruolo fondamentale, ma che purtroppo nella pratica ha un ruolo marginale e periferico. La Mezzina come strumento di alleggerimento della statale, come strumento di alleggerimento dell'autostrada, come strumento di valorizzazione di quelle aree interne che potrebbero essere dal punto di vista turistico artigianale aree a grande valenza e a grande valore economico e produttivo, e che purtroppo invece, proprio a causa della carenza infrastrutturale, stanno vivendo insieme per il sisma stanno vivendo una fase di grave crisi di identità. Questi aspetti si uniscono ad un bilancio, non era scontato. Noi abbiamo approvato il bilancio prima della scadenza dell'anno, non era un dato affatto scontato. Vi ricordo che il Consiglio regionale si è insediato il 19 di ottobre. A 2 mesi dall'insediamento in Consiglio regionale noi abbiamo approvato il nostro primo bilancio. Lo abbiamo fatto
dando da subito delle chiare indicazioni che ora stiamo strutturando, perché se in 2 mesi siamo stati in grado di individuare gli strumenti nel bilancio, ora bisogna costruire gli strumenti legislativi, i regolamenti e dare i contenuti ad ogni strumento che è stato individuato. Ne cito alcuni perché poi non voglio dilungarmi, perché giustamente va valorizzato anche il lavoro che singolarmente ogni assessore sta compiendo giorno dopo giorno insieme alla maggioranza, insieme ai territori, insieme alle categorie. Cito l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione. A breve verrà proposta e presentata ufficialmente la prima bozza. È un'agenzia assolutamente innovativa nella nostra regione, ma che rispetto alle altre regioni determina un ritardo, perché in realtà nelle altre regioni esperienze simili, anche con ottimi risultati, si possono già riscontrare e hanno già una capacità operativa forte da parecchio tempo. L'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione, per capirci, avrà un ruolo molto importante, e noi crediamo che anche e soprattutto in questo momento vada messa grande attenzione sulla capacità delle nostre imprese, del nostro territorio, delle nostre istituzioni di penetrare in ambienti e conoscere opportunità che magari singolarmente noi non riusciamo a incontrare, o che quando incontriamo non riusciamo a cogliere fino in fondo. Sviluppo Europa Marche, la volontà di trasformare la SVIM in una agenzia che possa valorizzare le politiche europee nella nostra regione. Una volontà forte e netta da parte di tutti, quando proprio nell'ambito dove si parla e nella fase di tempo dove si ridiscute della programmazione del settennio europeo, che è in essere questi giorni e che dovrà prendere il vivo proprio nelle prossime settimane. Anche qui un impulso importante. Tanti di noi hanno avuto un ruolo centrale, hanno fatto i sindaci o gli assessori nelle amministrazioni locali. Quanti di noi hanno provato singolarmente come cittadine, città singole, ad interloquire, ad avere un rapporto con Bruxelles, con risultati spesso scarsi se non nulli, perché la realtà della nostra regione è una realtà molto frammentata, molto piccola. Ecco, allora mettere a disposizione degli enti locali e del territorio di strumenti che possono far crescere le politiche europee, lo riteniamo un'azione coraggiosa, un'azione importante e soprattutto di formazione necessaria per far sì che anche la nostra regione possa sfruttare, utilizzare fino in fondo quelle che sono le opportunità europee, le opportunità in termini di finanziamento, ma anche e soprattutto le opportunità in termini di relazioni e di crescita, di socializzare appunto quelle che sono le interazioni possibili. Io non vado oltre perché già credo che ho occupato tanto spazio, non vorrei monopolizzare questo momento. Ringrazio gli assessori e la maggioranza che ci stanno consentendo di lavorare in un momento assolutamente difficile, e laddove l'emergenza, non ho citato, ma lo citerà sicuramente l'assessore, il nuovo piano sociosanitario, tante sono le cose che non ho citato, però dicevo, in un momento in cui il rischio era farsi prendere totalmente dall'emergenza, in realtà noi nella gestione dell'emergenza e con la gestione dell'emergenza abbiamo associato una proposta forte che nelle prossime settimane si tradurrà in atti legislativi e si tradurrà nella creazione di strumenti fondamentali per il rilancio della nostra regione. Io non vado oltre, passo subito la parola al vicepresidente Mirko Carloni. Grazie Presidente, cercherò di essere molto rapido. Per quello che riguarda le deleghe economiche, abbiamo una forte attenzione a quello che sta succedendo, perché è evidente a tutti che dopo la crisi sanitaria inizierà un momento molto difficile per l'economia. Stiamo vivendo una fase in cui l'Italia e la nostra regione in particolare vive un divario sociale ed economico. C'è una parte della nostra società che non ha avuto flessioni causate dal Covid, che anzi
magari ha avuto la possibilità di fare smart working e comunque non ha avuto una perdita di reddito, e purtroppo invece c'è una parte che con il Covid sta vivendo un dramma economico molto importante. Quella parte è la parte produttiva, quella che ha la partita IVA, che fa la consulenza, che ha attività di terziario. Ecco, questo settore, il terziario, gli artigiani, molte attività economiche legate ai servizi sono in questo momento una parte debole della nostra società, e il divario sociale tra queste due Italie, tra queste due società, rischia di essere sempre più largo, e ci rischia anche un conflitto sociale che non abbiamo mai visto. Quindi per questo motivo stiamo pensando a diverse misure economiche già messe in campo, altre che stanno funzionando e comunque stanno in qualche modo già producendo i loro effetti. Voglio solo citarne una: il contributo alla ripartenza. Dopo qualche giorno che abbiamo approvato il bilancio, siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione tra gli ottimi uffici e l'assessore Guido Castelli, siamo riusciti in pochi giorni dall'approvazione del bilancio a mettere a disposizione 8 milioni e mezzo di euro a sportello con un semplice click, e non è stata bocciata nessuna domanda. E in pochi giorni, 30 giorni, penso che è un record nella storia della ragioneria della Regione Marche, almeno io in qualche anno che sono qua non avevo mai visto una liquidazione di questo tipo, mi dà conferma l'assessore pochi minuti fa che tra domani e dopodomani verranno fatti i bonifici. Quindi siamo entrati nel vivo di un contributo, dandolo a tutte le imprese, perché si calcola circa 10.000 le imprese, quelle che hanno avuto restrizioni, 8.500 hanno fatto la domanda e 8.500 avranno il contributo. Inoltre con gli artigiani siamo riusciti nell'economia del bilancio 2020 a far scorrere le graduatorie per 6 milioni di euro, dando contributi a circa 450 imprese che hanno generato investimenti, quindi parliamo di investimenti, non di sussidi, per oltre 20 milioni di euro. E abbiamo cercato di agevolare in tutti i modi anche le semplificazioni, guidando la conferenza dell'attività produttiva a livello nazionale sulla conferenza delle regioni. Abbiamo avviato insieme al tecnico e ai dirigenti del commercio una profonda revisione del regolamento del commercio ambulante, che aspettava da tanti anni una semplificazione. Quella proposta è partita dalla Regione Marche, è stata fatta propria da tutte le regioni italiane e dal governo, e probabilmente andrà in approvazione la prossima settimana col concorso unanime di tutte le regioni, con una procedura che vedrà passare le autorizzazioni per il commercio ambulante dalla SCIA a una semplice comunicazione unilaterale, quindi una grande semplificazione. E complessivamente devo dire che una delle attività su cui anche in campagna elettorale abbiamo più volte sottolineato i ritardi e il gravame burocratico che viveva il settore dell'agricoltura, nell'ultimo quadrimestre dell'anno, appena insediati, ci siamo adoperati per velocizzare i pagamenti dei contributi del PSR, del Piano dello Sviluppo Rurale. Ecco, nell'ultimo quadrimestre sono stati moltiplicati di 4 volte i pagamenti dei contributi. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di N+3, che vedeva la regione a rischio perché era tra gli ultimi posti, ve lo ricorderete, per i pagamenti del PSR, e sono stati pagati oltre 19 milioni, e quindi siamo oltre il limite su cui rischiavamo di essere bocciati dall'Europa. E questa cosa si accompagna ad altre iniziative che abbiamo fatto, ristori per la zootecnia, che stava soffrendo per la rifornitura al settore della ristorazione, per 1 milione di euro, 3 milioni e 4 per il settore degli agriturismi. Abbiamo dato contributi per il supporto alla vendita diretta, l'approvazione dei progetti GAL, che era ferma da un po' di tempo, per 5,5 milioni di euro, e così tante altre cose che nel settore agricoltura stiamo facendo, avviando un confronto costante con le associazioni. Il tavolo politico strategico è previsto per dopodomani. Approveremo nuove misure, sempre concordandole con le associazioni, e devo dire che questa fase di confronto è molto importante, ma abbiamo davanti una fase di programmazione che è davvero significativa per la nostra economia agricola, e noi abbiamo intenzione di sfruttarla al massimo con un principio. Il Presidente ci ha dato la missione di semplificare tutte le procedure che in passato hanno reso davvero difficile l'attività degli agricoltori, e su questo ci stiamo impegnando davvero. Sull'economia ittica abbiamo dato, facendo scorrere alcune importanti graduatorie dove c'erano investimenti pubblico e privato, 5,5 milioni di euro, raggiungendo anche qui e superando l'obiettivo fissato dall'Unione Europea.
Ugualmente per l'efficientamento energetico abbiamo inserito nell'ultimo bilancio 10 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico e stiamo approntando l'organizzazione per la prima volta di un tavolo scientifico sull'energia che vedrà il coinvolgimento di più parti sociali oltre che della regione. Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, avevamo un tema aperto in questa regione, forse una delle pagine più nere della nostra storia regionale, quella della banda ultralarga. Tantissimi soldi messi a disposizione dall'Europa con il POR che erano fermi da anni, avevano cantieri finanziati in gran parte del territorio che non erano mai arrivati a conclusione, ritardi strutturali di questi cantieri per oltre 800 giorni di ritardo da data di consegna dei lavori. E quindi questa è una delle cose che, su cui ci siamo messi subito al lavoro, facendo riunioni con Open Fiber, con Enel, cercando di richiamarli alle loro responsabilità e chiedendo a loro il sostegno per arrivare a dare un contributo veloce per coprire il territorio, anche perché nel frattempo abbiamo messo in campo un'iniziativa dei voucher proprio per la banda ultralarga, con cui chiunque poteva chiedere a un operatore telefonico di avere quei servizi, ma molto spesso mancano le infrastrutture, quindi stiamo cercando di correre per recuperare quel ritardo. Per quanto riguarda i consumatori, siamo riusciti ad ottenere, grazie anche al lavoro degli uffici presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 290.000 euro, che non era mai avvenuto, per la tutela dei consumatori, 290.000 euro di risorse che venivano dalla sanzione antitrust che abbiamo rimesso a disposizione dei 40 circa sportelli dell'Associazione dei consumatori su tutto il territorio, che danno assistenza alle famiglie, che danno assistenza anche a coloro che hanno bisogno di poter avere un supporto anche psicologico, anche di divario tecnologico. Noi molto spesso pensiamo alla maggior parte dei nostri contributi che devono essere smart, con una digitalizzazione importante, ma questo crea un divario sociale perché molte persone non possono utilizzarlo, non hanno il computer oppure hanno bisogno di qualcuno che li aiuti. Quindi abbiamo pensato anche a questa parte e sta partendo un progetto con 40 sportelli finanziato dalla Mise grazie a un accordo fatto per aiutarli, per fare assistenza. E ultimo ma non ultimo, perché non voglio rubare troppo tempo, l'accesso al credito, con cui abbiamo fatto in collaborazione anche qui con l'assessore Guido Castelli una parte importante di sostegno alla piccola e media impresa. Decine e decine di pratiche hanno beneficiato dei fondi per la piccola e media impresa del POR, su nostra indicazione, con la legge che abbiamo fatto nemmeno forse a 2 settimane del nostro insediamento, per fare un conto interessi importante, e su questo credo che saranno decine di milioni la leva fiscale che noi siamo riusciti a fare. Inoltre stiamo discutendo con tutti gli stakeholder economici del paese per poter trovare tutto il supporto possibile. Quello che ci interessa come obiettivo, e concludo, è quello di dare la certezza, l'evidenza che la Regione Marche non sta aspettando la fine della crisi sanitaria, ma si sta preparando alla fase successiva, quella in cui bisognerà aiutare gli cittadini e le imprese a ripartire con coraggio, con forza, sfruttando tutte le opportunità che noi possiamo mettere in campo. Grazie. Grazie al Vicepresidente Carloni. Passerei la parola all'Assessore della Sanità, dato che è stato citato per... Sì, accendi. Cercherò di essere veloce. Quando il 15 ottobre mi è stata conferita la delega alla sanità, sapete perfettamente che era ripartita l'epidemia. Ci siamo ritrovati subito con una situazione difficile da gestire, 115 posti letto di terapia intensiva che abbiamo portato, come sapete, attivati con le varie disposizioni a 233 e con altri posti aggiuntivi. Abbiamo immediatamente affrontato tutta una serie di temi che era quello dei protocolli clinici. Sono stato a lungo criticato per aver chiesto di valorizzare idrossiclorichina, che era una terapia che veniva praticata in altri ospedali. Voglio ricordare che la medicina non è una scienza, ma è una disciplina che si applica appunto sulla base dell'esperienza. E quindi perché no non aprire la sperimentazione che veniva fatta all'estero, come per esempio la cura di Trump anche nel nostro paese.
Poi c'è stata tutta la partita dell'assunzione del personale, anche lì una grossa strumentalizzazione, perché i 3.000 infermieri che avevano fatto il concorso, io ho detto che dovevamo assumerli tutti, ci sono dei vincoli normativi che ancora adesso speriamo di poter superare. Sapete che poi è partita lo screening di massa, io non voglio copyright, nel senso che questa è un'idea che nasce nella Giunta, in particolare dal Presidente. Comunque siamo l'unica regione in Italia che riesce a somministrare in palestra, in altri posti, 200.000 stick e rilevare così tanti, diciamo così, positivi asintomatici. Il tracciamento quindi è stata un'opera straordinariamente importante. E poi c'è stata la partita della vaccinazione. Come voi sapete, abbiamo vaccinato la metà della popolazione della sanità. Aspettiamo i vaccini che forse arriveranno o non arriveranno. Ma cosa c'era di male e cosa c'è di male dire già da 3 settimane che i vaccini dovevamo produrli in Italia e perché no anche nella nostra regione, dove c'è la BioNTech o la Angelini. È vero che non abbiamo le tecnologie, ma possiamo immaginare di importare i vaccini che devono garantire 7 miliardi di individui in tutto il mondo. Probabilmente, essendo una delle prime industrie manifatturiere d'Europa, dobbiamo presentare questi progetti. E ieri mi ha fatto molto piacere che il viceministro Sileri e anche lo stesso Arcuri ha detto che dobbiamo produrli in Italia questi vaccini. Io però vorrei aggiungere 3 cose, vi ho detto che vorrei parlare poco, perché c'è stata tutta l'attività, tra virgolette, nascosta, non pubblicizzata, perché i riflettori sono puntati sulla sanità. Vorrei dire che la mia delega riguarda pure la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Abbiamo quindi investito molti soldi sui servizi educativi ai minorenni, ai minori allontanati dalle famiglie, e per la prima volta abbiamo finanziato gli oratori, perché noi crediamo che certi valori sono valori che vanno difesi, come l'educazione soprattutto dei ragazzi. Lo ripeto, gli oratori li abbiamo finanziati per la prima volta, non era stato fatto negli ultimi anni. Poi abbiamo impiegato tante risorse, milioni di euro, sull'assistenza domiciliare domestica, la vita indipendente. Sull'autismo tenete conto che una legge del 2014 prevedeva degli interventi e nei primi 3 mesi abbiamo già organizzato la struttura per cercare due centri nel nord della regione e nel sud, perché l'autismo è un problema serio. Poi tutta la partita sugli anziani, abbiamo investito 16 milioni di euro, e poi c'è anche tutta la questione della povertà estrema, no? I senza fissa dimora e quelli che avevano bisogno di beni di prima necessità. Naturalmente la questione sociale è una questione che ci riguarderà molto da vicino. Ieri sapete che abbiamo discusso del problema dell'interruzione della gravidanza. Come si può immaginare che questa cosa, che riguarda 1.400 mai nati, non possa non riguardare tutti noi, soprattutto i servizi sociali, con investimenti importanti per far desistere, se è possibile, da questa cosa. Voglio solo aggiungere che io ho altre 2 deleghe importanti, sono quelle della sicurezza urbana e quelle della polizia locale. Su questi 2 temi invertiremo completamente i programmi di istruzione, perché oggi i programmi di aggiornamento della polizia locale sono basati su fenomeni sociologici, mentre la polizia locale, dice la parola stessa, ha un'importantissima funzione, sia per quanto riguarda il territorio, gli abusi edilizi, l'ambiente e così via. Quindi dobbiamo rimodificare completamente gli orari, mettendo in campo pubblici ministeri, procuratori della Repubblica, professori universitari, perché questo personale deve assolutamente essere preparato per affrontare la funzione di polizia degli enti locali. Sulla sicurezza urbana, anche lì dovremo chiaramente lavorare molto con i comuni. È mia intenzione presentare un disegno di legge. Lo voglio ricordare che tutta una parte della devianza riguarda appunto l'intervento sul territorio, e quindi penso che nei prossimi mesi avremo già i primi interventi su questi 3 temi. La sicurezza, capite bene, è un tema centrale del nostro paese, e quindi anche su questo campo
la svolta, il cambiamento che, con cui abbiamo intitolato questa presentazione di questi 100 giorni, la sentiremo molto presto, perché un paese democratico e i paesi liberali si caratterizzano perché le libertà non sono solo enunciate, ma sono difese, comprese le libertà di uscire di casa senza essere importunati, la libertà di non subire danni per il proprio patrimonio e la libertà di autodeterminarsi serenamente senza essere minacciati, come è avvenuto per la mia collega, l'onorevole Latini, che per aver detto semplicemente qualche cosa sulla 194 si è ritrovata minacciata poi. Quindi noi garantiremo anche i livelli di sicurezza che dipendono dalla regione. Grazie all'assessore Saltamartini. Ora io passerei la parola all'assessore Castelli. Il motto della Royal Society: nullius per verba, niente solo a chiacchiere. Allora vi dirò quattro dati che possono essere utili per capire qual è stato lo sforzo che veniva prima ricordato. Cioè, in breve tempo e in piena crisi abbiamo dovuto, ma questo è il nostro dovere, quindi lo evidenziamo, però non era scontato e banale, mettere insieme l'approvazione del consuntivo, l'assestamento e il bilancio di previsione del 21, almeno la prima fase. Noi abbiamo concepito questa cosa come un trittico fatto di revisione delle risorse finanziarie, perché insomma curare l'eredità e capire di che si dispone non era secondario dopo 30 anni di una transizione politica importante. Poi abbiamo iniziato la revisione della macchina amministrativa e inizieremo quella delle partecipate. Questo è il cruscotto, questa è la macchina, perché non dobbiamo mai dimenticare che il primo dovere che ha una pubblica amministrazione è quella di funzionare, e per poter poi arrivare a spendere per alimentare consumi e investimenti è necessario funzionare. Questo è un blocco. Devo dire che stiamo mettendo mano a un insieme di, come dire, prassi che necessitano di un recupero di efficienza. La regione ha necessità di un recupero di efficienza. E questo lo faremo, si spera, nel 2021, così da consentire anche agli assessori che hanno più capacità e diretta di spesa, che è possibile fare bene. Fra tutte le cifre che io voglio ricordare del bilancio, ce n'è una molto importante, che sono i quasi 12 milioni che abbiamo trovato per garantire le premialità Covid. Noi ci siamo resi conto che qualcuno si era scordato di remunerare la prima ondata pandemica, c'era stata una grande polemica su questo, abbiamo trovato, oltre alle cose che si diceva prima, 12 milioni per la prima ondata pandemica, per la seconda ondata pandemica e per il personale che doveva operare presso il Covid Hospital, perché voi sapete che non c'è struttura, spazio sanitario che funzioni senza cervelli, cuori e braccia in camice bianco che lo facciano funzionare. Questo per quanto riguarda il bilancio. Per quanto riguarda invece il terremoto, tema molto caro, quando ci siamo insediate noi viaggiavamo con 30, 40, massimo 50 pratiche di danni lievi al mese. Solo nel mese di novembre ci sono stati 1.900 pratiche di danni lievi, che ci consentono oggi di dire che nell'ufficio speciale della ricostruzione sono state comunque ricevute tutte le pratiche di danno lieve. Sono 4.000 quelle che mancano. La nostra sfida, la sfida che abbiamo accettato insieme al Presidente e al Commissario Legnini, è di decretare tutta questa mole di lavoro e di pratiche a danno lieve entro il 2021, così da consentire a centinaia e centinaia di marchigiani di tornare a casa, perché oggi le aree del sisma sono bloccate, soprattutto perché le pratiche meno complicate ancora giacciono nei nostri cassetti. La seconda cosa che insieme al Presidente abbiamo deciso di fare, stimolando il pur valentissimo e dirigente Legnini, è finalmente mettere mano al taglio delle opere pubbliche, perché le opere pubbliche, scuole in particolare, chiese non ci riguardano direttamente, ma comunque scuole e municipi purtroppo richiedono da troppo tempo una velocizzazione. Siamo pronti e avremo, questa è la notizia che grazie all'impegno del Presidente Acquaroli siamo riusciti ad avere, 70 unità in più di personale che vorremmo dedicare almeno per la metà
per poter rinforzare gli uffici gare dei comuni e delle province per fare le gare, perché dalle parti nostre si muore di gare. Allora, 70 persone in più, 30-35 istruttori che aiuteranno i comuni a fare le gare, spero che possa essere il miglior viatico per rendere possibile il motto che a me piace tanto ricordare: senza fretta ma senza sosta. Giusto, Presidente? Ecco. Giustissimo. Ora l'assessore Aguzzi. Alcune cose sulle quali voglio esordire sono state già, diciamo così, anticipate poco fa, ad esempio, dal vicepresidente Carloni, quando parlava di una crisi che è ormai sotto i nostri occhi, che è quella un po' della crisi economica. Lui ovviamente parlava di imprese, io parlo più in senso lato di lavoro. Cioè, quella che oggi è drammaticamente una crisi sanitaria, della quale spero presto smetteremo di dover parlare, ahi noi non è ancora questa la fase, si è già aperta e si aprirà ulteriormente quella che è una forte crisi del lavoro. È già esistente, è in parte mitigata dalla impossibilità, diciamo, di licenziamento da parte delle imprese, ma quello che io, ahi noi, sono costretto qui a riportarvi è che le imprese non è che tardano nel licenziare, iniziano a chiudere. Cioè imprese che, nonostante ci sia il divieto di licenziamento e il sostegno quindi al lavoratore tramite la cassa integrazione eccetera, però di fatto non stanno reggendo più, e sul mio tavolo stanno arrivando alcune crisi aziendali, diciamo così, che probabilmente non sarebbero arrivate se non ci fosse stata indubbiamente questa crisi sanitaria. Quindi questo io temo che sarà il tema, unito ovviamente a quello della crisi sanitaria che ancora si protrarrà nel tempo, al quale dovremo dare nel miglior modo possibile le risposte. Da qui ai prossimi mesi, io deduco e penso anche ai prossimi anni, perché poi non sarà così facile una ripresa dopo tutto quanto quello che stiamo in qualche modo subendo e affrontando. Noi in questo momento stiamo cercando di incentivare ed indirizzare i fondi della regione, i vari fondi europei, ministeriali, eccetera, a sostegno del mondo del lavoro, da quelle cosiddette politiche passive alle cosiddette politiche attive. Quando io parlo di politiche passive parlo di sostegno a chi il lavoro lo sta perdendo o non lo ha, tipo cassa integrazione, eccetera. Non vuol dire che noi dobbiamo negare ovviamente questo sostegno, ci mancherebbe altro, chi il lavoro lo perde. Ma se noi non abbiamo la forza, l'intelligenza e la capacità di riconvertire in parte quei fondi per incoraggiare la ripresa delle imprese e la ripresa dell'assunzione, noi non faremmo altro che prolungare, diciamo così, un po' l'agonia per poi diventare disoccupato dopo uno, due o tre anni. Quindi ecco, un forte impegno mio, ma dell'amministrazione regionale, di tutti, per indirizzare nel miglior modo possibile e nel maggior modo possibile fondi per le cosiddette politiche attive, che passano attraverso un rafforzamento, l'abbiamo già approvato in giunta questo piano, dei centri per l'impiego, con 60 nuove assunzioni, è un concorso già fatto, c'è una graduatoria, e 60 nuove postazioni, perché ci sono ovviamente sempre più persone che si rivolgono ai centri per l'impiego e occorre in questo caso dare risposte, prenderli in carico, ricercare in qualche modo una collaborazione. Non escludo, sto prendendo qualche contatto, che possiamo anche collaborare, cosa che non si è fatto tendenzialmente alle Marche, anche con le società private nella ricerca di lavoro. Oltre ai centri per l'impiego potrebbe starci, come fanno anche in Veneto ad esempio, una collaborazione con le agenzie interinali, che possono mettere in campo tutte le conoscenze, i contatti per cercare di incentivare, diciamo così, e intercettare la richiesta di lavoro con l'offerta di lavoro. Sotto questo punto di vista, oltre ai 20 milioni che già, diciamo, sono nel bilancio a favore di questi settori, noi stiamo cercando di poter utilizzare 27 milioni di euro, che sono delle risorse destinate alla Regione Marche da parte del Ministero, che sono i fondi della cassa in deroga non utilizzati lo scorso anno, che sono rimasti finalizzati alla Regione ma non ci sono ancora stati assegnati.
sono in attesa, avevo già preso accordi per vederlo, ma è caduto il governo, sono in attesa del nuovo sottosegretario, del nuovo ministro, per capire a chi rivolgersi in questo senso. Andremo a Roma, ci andremo a parlare, perché quei fondi sono accreditati alle Marche, non si capisce ancora come poterli utilizzare. Cercheremo di utilizzarli tendenzialmente in favore delle imprese, Mirko, per la ripartenza, e in favore anche di quegli ingressi nel mondo del lavoro di chi il lavoro l'ha perso, di chi stenta a trovarlo. Vi faccio questo esempio, chiudo questo capitolo. Una delle cose che abbiamo già approvato e uscirà, credo, da qui a pochi giorni, ho un incontro, diciamo, con l'associazione di categoria doveroso prima di far uscire il bando la prossima settimana, mirato a tutte le persone che, disoccupate, intendono aprire una propria attività, una propria partita IVA. Uscirà un bando con la possibilità di avere 15.000 euro a fondo perduto per chi apre la partita IVA e poi ulteriori 20.000 euro se entro un anno assumeranno una persona nella loro attività. Questo è un modo per incentivare tante persone che in questo momento sono alla ricerca di lavoro, magari erano dipendenti di qualche società, hanno una qualche capacità di mettere in campo delle iniziative, così li incoraggiamo a portarle avanti. Ecco, questo è l'indirizzo che stiamo dando per quel che riguarda il settore del lavoro. Vado velocemente alle questioni dell'ambiente. Su una su tutte, quando si parla di tutela ambientale, la gestione dei rifiuti nella nostra regione. Noi abbiamo un piano vecchio di 5 anni, i piani provinciali non si sono mai adeguati al piano regionale approvato, quindi siamo rimasti molto indietro. Abbiamo raggiunto un buon obiettivo di raccolta differenziata al 70% in questa regione, che quindi ha funzionato sotto quel punto di vista, ma noi non facciamo altro che differenziare, raccogliere e trasportare in altre regioni i prodotti per poi essere lì riciclati e riutilizzati. Non c'è l'impiantistica in questa regione, di fatto, di alcun tipo, se non delle discariche, ma sappiamo che non è quello il futuro. Conseguentemente, nel nuovo piano dei rifiuti dovremmo prevedere anche la necessaria impiantistica in questa regione per fare in modo di armonizzare un po' tutto il circuito, la cosiddetta economia circolare, il riuso, il riutilizzo di quanto noi raccogliamo, produciamo e raccogliamo. Stiamo proponendo anche linee di indirizzo su una nuova legge urbanistica, anche in questo senso, che vada, diciamo, verso particolarmente la tutela ambientale, ma prima cosa deve essere una legge urbanistica che sburocratizza le pratiche. Dobbiamo far di tutto per accelerare, diciamo così, la possibilità di intervenire là dove si intende intervenire, cercando di incoraggiare il recupero, ovviamente con il minor consumo di suolo possibile, e incentivare l'efficientamento energetico, come dire, costruire sul costruito, ristrutturare oppure abbattere e ricostruire, evitando il consumo di suolo e incoraggiandolo tramite una forte sburocratizzazione. Questa deve essere una nuova legge urbanistica che caratterizza la nostra regione da qui alla prospettiva. Noi, per quel che riguarda la tutela dell'ambiente in senso lato in generale, abbiamo puntato molto sulla prevenzione, come dire, nel limite del possibile prevenire la piena di un fiume, prevenire la mareggiata, prevenire la frana, non intervenire dopo. Tant'è che vi faccio solo questo esempio, senza entrare troppo nei particolari: su 42 milioni di euro previsti in questi settori nel triennio, 21 sono sulla prima annualità, cioè sul 2021. Vuol dire che cerchiamo di incentivare in tutti i modi la prevenzione ed evitare che le cose di fatto avvengano. Vi faccio un esempio, una delle cose, non è l'unica, che abbiamo approvato e siamo riusciti a non perdere un finanziamento che era molto impredicato, di 4.300.000 euro, tant'è che la gara d'appalto è stata pubblicata il 30 di dicembre, cioè l'ultimo giorno utile per non far perdere appunto il finanziamento, 4.300.000 euro su il rischio idrogeologico del torrente Trodica nel comune di Morrovalle. È una questione annosa di decenni, la gara d'appalto è in atto, abbiamo approvato la spesa e conseguentemente si interverrà da qui ai prossimissimi mesi. L'importante è anche aver finalmente finanziato ed approvato in giunta proprio la scorsa settimana, per quel che riguarda la rimozione dell'amianto dagli edifici privati, 200.000 euro per iniziare questo percorso, poi vediamo se servirà di rimpinguare la cifra. Ed importante il fatto, ad esempio, per le aree protette e i parchi, per la prima volta dopo un decennio noi mettiamo a bilancio preventivo l'intera cifra, diciamo, che storicamente serviva per la gestione dei parchi. Quando a preventivo si metteva meno della metà, come lo scorso anno, della cifra,
poi di fatto chi gestisce i parchi ha difficoltà a programmare l'attività senza sapere di cosa, su cosa potrà contare. Noi quello che l'anno scorso è stato il consuntivo finale, che abbiamo rimpinguato a fine anno perché mancavano i soldi, noi l'abbiamo messo quest'anno ad inizio anno, proprio per incentivare ed agevolare, diciamo, le gestioni nella loro programmazione. Termino, queste sono le due deleghe più importanti, il lavoro e l'ambiente. Ci tengo anche a dire che per quel che riguarda l'edilizia pubblica stiamo lavorando con ERAP, in collaborazione ovviamente con l'ERAP regionale, per mettere in campo intorno al bonus del 110% una ristrutturazione complessiva del patrimonio ERAP. In questa prima fase sono presi in considerazione 5.000 appartamenti sui quali si metteranno in campo circa 300 milioni di investimento, suddiviso in almeno 10 lotti appaltabili, in modo da poter far operare molte imprese, non magari una unica impresa complessivamente, e cercare di incentivare al massimo il lavoro sui nostri territori. Questa è una cosa, secondo me, molto importante. E su questo abbiamo anche portato un correttivo alle graduatorie. C'erano molti alloggi non consegnati e graduatorie ferme perché durante il periodo Covid i comuni non hanno potuto concludere le graduatorie. Abbiamo rinnovato di un anno le graduatorie scadute in modo che gli appartamenti potessero essere assegnati in diversi comuni. Ultimo esempio, anche se qui siamo a livello regionale, questa magari può sembrare una particolarità, ma non lo è secondo me, sempre con ERAP abbiamo fatto un piano di investimento importante su un quartiere del comune di Urbino, Ponte Armellina, non so se l'avete mai sentito, che è una specie di hotel house 2, un ghetto di fatto, un po' più piccolo ovviamente dell'hotel house, ma un ghetto vero e proprio, era un quartiere preso sempre ad esempio per il degrado, e lì si incentiverà attraverso l'intervento ERAP proprio l'abbattimento di una serie di edifici, la riqualificazione delle rimanenti e quindi riportare la vivibilità in quei luoghi. Questo sarà un qualcosa che dovremmo cercare di farlo più anche ad ampia scala, proprio appunto tramite questo bonus del 110%. Non ultimo, voglio anche dire che come assessorato, insieme all'assessorato della sanità, è stata anche una bella intuizione quella dei Covid Hotel, che hanno dato e stanno tuttora dando una mano ad affrontare la crisi pandemica sul territorio della Regione Marche. Abbiamo portato avanti anche questo nei nostri primi 100 giorni. Vi ringrazio. Proseguiamo con l'assessore Baldelli. Grazie Presidente, grazie ai colleghi che sono intervenuti prima di me, chi interverrà a conclusione della conferenza stampa, perché questi 100 giorni sono stati particolarmente proficui. Un lavoro di squadra che ci ha permesso non solo di affrontare la fase pandemica molto grave, che porta con sé anche delle grandi preoccupazioni per quella che sarà poi la preoccupazione per l'economia italiana e quindi anche per l'economia del nostro territorio, e insieme abbiamo elaborato una serie di misure che sosterranno la comunità marchigiana. Come voi sapete che crediamo poco ai bonus monopattino, crediamo tanto agli investimenti, anche perché questa è stata una linea guida che ci ha dato il nostro presidente subito dopo la nostra nomina. E così abbiamo fatto. Abbiamo ascoltato negli anni passati tante parole, noi invece abbiamo cercato di mettere a terra quelle parole. Che cosa significa? Abbiamo cercato di dare avvio ad una serie di gare, a una serie di bandi, a una serie di investimenti che questa regione attendeva da tanto tempo. Abbiamo trasformato le parole di tanti in fatti e ve le traduco in numeri. Gli atti che abbiamo adottato in questi 100 giorni sono stata una ricognizione complessiva di tutto quello che era possibile fare nella nostra regione, tutto ciò che poteva essere cantierabile. E così abbiamo messo in circolo e metteremo in circolo, grazie all'azione di questi 100 giorni, circa 300 milioni di euro di risorse di questa regione. E indirettamente, grazie alla collaborazione e anche agli incontri che abbiamo avuto col presidente Acquaroli, ad esempio già con ANAS, riusciremo insieme quindi alle risorse investite direttamente dalla nostra regione e le altre risorse di questi enti con i quali collaboriamo proficuamente, potremo mettere in campo già
risorse per 850 milioni in una visione complessiva delle infrastrutture e delle Marche che garantiscono un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti e ovviamente a chi nei prossimi mesi e nei prossimi anni dovrà affrontare la sfida importantissima della ripresa economica del nostro territorio e della nostra nazione. Ecco il lavoro fatto in 100 giorni. Lavoro fatto in 100 giorni che passa anche dai colloqui che abbiamo avuto giovedì scorso, ad esempio con l'amministratore delegato di ANAS e direttore generale di ANAS, per vincere la sfida sulle più importanti infrastrutture marchigiane. Si è parlato prima, il Presidente prima ha fatto un cenno alla Fano Grosseto. Fano Grosseto è un'infrastruttura fondamentale per il nord delle Marche, come lo è la Salaria al sud della nostra regione. E allora, parlando di Fano Grosseto, possiamo esprimere la soddisfazione perché è un cantiere fermo da decenni, riprende avvio, ma una soddisfazione che ha portato un'indicazione anche della nostra giunta con la possibilità anche di collaborare con ANAS perché si realizzi anche la seconda canna di quel tracciato della Fano Grosseto, perché dobbiamo avere ovviamente una galleria che sia bidirezionale, non solo unidirezionale. Questo ci chiede il territorio, questo ci chiede l'economia marchigiana. Lo faremo, come ha detto il Presidente all'AD Simonini, anche con una collaborazione diretta negli iter procedurali che potranno offrire gli uffici della Regione Marche e, qualora vi fosse la necessità, anche l'impegno economico, ad esempio in alcune progettazioni di tutto il tratto che porti a completamento la Fano Grosseto. Ma quando diciamo questo non possiamo dimenticare nemmeno il protocollo che abbiamo siglato e abbiamo già deliberato tra San Severino e Tolentino. Anche qui rimettiamo in campo delle risorse economiche risolvendo un problema che si trascinava da tempo per il completamento delle opere annesse al quadrilatero. Oppure l'offerta che ha fatto ad ANAS il Presidente Acquaroli di stipulare un protocollo d'intesa per la gestione della mezzina. Mezzina è un'altra strada fondamentale del nostro territorio. Pensiamo in maniera omogenea a tutto il territorio marchigiano perché si possa finalmente avere non una visione parziale del territorio, ognuno pensa alla propria provincia. Noi pensiamo alla nostra regione nel complesso e quindi hanno una visione intermodale e interconnessa delle nostre infrastrutture. Quando parliamo di questa visione, parliamo ad esempio, e ringrazio il Presidente per avermi lasciato questo onore di poterlo dire, noi crediamo all'interconnessione del porto, dell'aeroporto e dell'interporto delle Marche. Siamo una delle pochissime realtà europee che possono contare tre infrastrutture fondamentali nel raggio di 30 chilometri. Ecco l'investimento che ha fatto in questi 100 giorni questa giunta, andando e tentando di rimediare ai gravi errori anche che abbiamo dovuto sopportare nel passato per una mancanza di visione, per scelte strategiche sbagliate. Non voglio essere troppo lungo in questa esposizione, che potremo anche approfondire in altre sessioni di lavoro, ma non posso dimenticare la prima grande promessa mantenuta agli elettori marchigiani nei 100 giorni di governo, grazie all'impegno di tutta la giunta, grazie al rapporto speciale che si ha per l'impegno anche dell'assessore Santamartini, il no agli ospedali unici. Lo avevamo detto in campagna elettorale, lo abbiamo realizzato come prima promessa di questa giunta regionale, il che significa che progressivamente andremo con il piano socio-sanitario, con l'impegno di tutta la squadra, con la stima che ognuno di noi ha nell'altro componente e negli altri componenti della giunta, studiare un sistema sanitario ed ospedaliero che non sia ingiusto con alcune parti del territorio, ma che sia giusto per tutti i cittadini della nostra regione. E per questo abbiamo concordato nel bilancio, grazie anche alla disponibilità e all'attenzione dell'assessore Castelli, 12 milioni di euro aggiuntivi nella sanità ospedaliera, nell'edilizia ospedaliera, e abbiamo aggiunto a questo anche 5,7 milioni di
euro come fondo di progettazione, fondo rotativo per la progettazione di infrastrutture, che significa strade, ferrovie, ospedali, un fondo che mancava da circa un decennio nel bilancio regionale. Allora avete capito, il nostro obiettivo era mettere a terra le risorse, risorse che questa regione poteva mettere in cambio, perché gli investimenti e le infrastrutture sono uno straordinario strumento moltiplicatore di sviluppo. Grazie a tutti e grazie Presidente. Grazie a te Francesco, anche per essere qui nonostante insomma il lutto che ha colpito purtroppo te e la tua famiglia, quindi un ringraziamento particolare per voler essere stato qui con noi in questo appuntamento importante, che determina pure anche un aspetto, diciamo, di lavoro della squadra, che io, prima di passare la parola all'assessore Radini, voglio dire e ribadire: veramente una squadra che riesce a lavorare in sinergia, che in 100 giorni ha dimostrato la capacità di interlocuzione e che soprattutto, diciamo, mi dà veramente l'onore e l'orgoglio di guidare insieme a loro questa regione, sempre in maniera collaborativa e costruttiva. Questo non è mai scontato in politica, e quindi voglio prendere di nuovo questa occasione per ringraziarli singolarmente e in maniera collettiva, prima di passare la parola a Giorgio Radini, che ci ha dato forse la prima, con una sua intuizione, la prima, che è quella Marche palcoscenico aperto, la prima grande soddisfazione di questa nostra esperienza al governo della Regione Marche. A te la parola, Giorgia. Grazie Presidente, e ringrazio anch'io tutti i colleghi della Giunta, perché veramente sono stati 100 giorni molto molto impegnativi, perché comunque ovviamente abbiamo iniziato in una situazione non normale. Quindi già quando si inizia e bisogna iniziare un nuovo percorso, una nuova organizzazione, è sempre difficile. Ovviamente noi l'abbiamo vissuto in una maniera ancora più complessa, che magari non ci aspettavamo così. Però devo dire che sicuramente possiamo essere tutti quanti noi soddisfatti del lavoro che è stato fatto, perché c'è stato tanto impegno, tanta dedizione, tanta passione e, come hanno ricordato i miei colleghi, anche molta collaborazione e sinergia, perché solamente andando uniti e collaborando si possono raggiungere grandissimi risultati. Le mie deleghe sono appunto deleghe, come anche le altre, ma sicuramente molto colpite dalla pandemia, perché se pensiamo alla cultura, la cultura è stata fortemente colpita dalla pandemia. Ricordiamo che ancora oggi teatri e musei sono chiusi, nonostante magari potevano restare aperti con delle misure cautelative, con i protocolli di sicurezza che comunque potevano essere adottati. Noi questo l'abbiamo chiesto a gran voce, la riapertura dei musei e anche dei teatri con i numeri contingentati. Allora, per ovviare a questa crisi che ha colpito tutti i lavoratori anche del mondo dello spettacolo, come ricordava il Presidente, la prima misura che abbiamo attuato è stata quella non di pensare solamente ai ristori per queste categorie, ma di dare delle risorse per far continuare a lavorare gli artisti, per poter far continuare il mondo dello spettacolo a creare. E questo penso è stato un segnale molto molto apprezzato, anche perché sono arrivate più di 360 progetti, e quindi abbiamo aumentato le risorse che avevamo stanziato inizialmente per un totale di 300.000 euro. I progetti che sono stati approvati sono 60 compagnie, ma gli spettacoli sono molto di più, infatti sono due cartelloni distinti che occuperanno i 4 mesi e hanno lavorato circa 540 lavoratori. 540 lavoratori dello spettacolo, quindi significa un bel risultato che sicuramente è stato molto apprezzato. Poi ovviamente abbiamo aperto la partita dei ristori anche per i soggetti FUS, PIR, con 1.200.000 euro, perché ovviamente la crisi non ha permesso di poter progettare normalmente come insomma si era previsto per gli altri anni, e quindi abbiamo dato anche questo sostegno molto importante. Altre risorse importanti le abbiamo dati per sostenere i luoghi della cultura, parlo dei musei, delle biblioteche,
proprio per organizzare l'igienizzazione, per organizzare tutte le misure di sicurezza, e lì abbiamo stanziato un importo di 213.000 euro. Siamo intervenuti ad esonerare i comuni nel stanziamento del versamento della quota dell'adesione delle biblioteche per i servizi della piattaforma iCloud che mette in rete, no, tutti i servizi bibliotecari, facendo risparmiare alle biblioteche, quindi ai comuni, 90.000 euro che poi dopo sono state date proprio per l'organizzazione migliore dei servizi. Quindi adesso abbiamo avviato dei tavoli importanti sempre nell'ambito della cultura con le parti sociali, con le varie associazioni di categorie, perché ecco, questa giunta è aperta al dialogo col territorio, perché questa parte politica parte proprio dall'ascolto per poi dopo poter portare le istanze ed attuarle. È importante ascoltare le necessità delle varie categorie per poi dopo trovare le soluzioni insieme. Noi ci stiamo dirigendo in questa direzione, anche guardando ad alcune modifiche importanti della legge, sia sullo spettacolo che dell'audiovisivo che del cinema. Quindi abbiamo iniziato questo importante percorso. Come abbiamo avviato dei progetti importantissimi, li abbiamo avviati con un fondo di 150.000 euro, che è un fondo solamente iniziale per la promozione di un festival che ha ad oggetto i borghi dell'entroterra, proprio per rilanciare questi luoghi stupendi attraverso misure poi correlate con la giunta, attraverso l'albergo diffuso, con il turismo, attraverso incentivi all'artigianato locale, perché poi servono tutte azioni coordinate tra loro, perché se no non si riesce ovviamente a rilanciare queste zone dimenticate ma bellissime, straordinarie. E quindi la nostra azione è quella di mettere in rete queste iniziative, che poi culturali, che saranno delle rappresentazioni teatrali ma anche digitali, che però avranno tutti ad oggetto la storia, l'identità del luogo, quindi le leggende, proprio per riscoprire la storia di questi posti, di questi luoghi, ma per poi dopo diffonderla in tutto il mondo, oserei dire, quindi non solamente nella nostra regione, non solamente a livello nazionale. E quindi noi punteremo proprio sulla divulgazione, perché vogliamo far conoscere questi tesori veramente fuori, insomma, per poterli poi dopo rendere attrattivi da un punto di vista turistico, perché io sono sicura che dopo la pandemia i piccoli borghi, i luoghi che comunque permettono una misura di vita umana, un contatto con la natura, saranno i luoghi che verranno prediletti per i prossimi spostamenti dei flussi turistici. E quindi ecco, questa è un po' la nostra visione. Poi la delega, un'altra delega molto importante che ho, è la delega dell'istruzione, e lì siamo intervenuti con un progetto, con un piano organico per rendere l'accesso agli studenti sempre più in sicurezza. Ovviamente abbiamo avviato una procedura che prevede uno stanziamento di fondi importanti, sia per quanto concerne l'acquisto di impianti meccanici di sanificazione e purificazione dell'aria, ma anche un intervento molto importante che, grazie alla collaborazione dell'assessore Baldelli, che veramente è stato subito ricettivo e abbiamo lavorato benissimo insieme, come con tutti gli altri, per diciamo progettare questo piano di aerificazione dei locali proprio attraverso interventi strutturali di edilizia scolastica. Quindi anche lui sta lavorando a questo bando, mentre sono stati stanziati 3 milioni di euro invece per l'acquisto degli impianti di purificazione dell'aria, e abbiamo anche stanziato 2 milioni e 500 mila euro per l'acquisto di tablet PC per le famiglie ovviamente più bisognose, che hanno magari anche più figli e non possono permettersi ovviamente l'acquisto di queste tecnologie che sappiamo essere molto costose. E questa misura è stata presa anche perché la didattica a distanza comunque continua, anche se al 50%, e quindi dobbiamo assolutamente evitare forme di esclusione e di abbandono scolastico che invece purtroppo possono esserci in questo periodo così delicato. Anche qua abbiamo iniziato dei tavoli molto interessanti
per diciamo, utilizzare nuove tecnologie nella didattica nei nostri istituti marchigiani. E anche qua vogliamo individuare degli istituti pilota proprio per innovare la didattica. E questo lo stiamo facendo in collaborazione con ovviamente delle scuole che già hanno posto in essere questa operazione, che ha dato dei bellissimi risultati, proprio per essere sempre al passo con una didattica di qualità. E anche qua prevederemo uno stanziamento importante tra gli 800 e 1 milione di euro. Sono cresciute anche fortunatamente le borse di studio di specializzazione dei medici, mi sembra, assessore, se non sbaglio, circa 300. Circa 300, e questa è una cosa molto importante, perché noi siamo carenti di personale sanitario e quindi bisogna aprire alle borse di studio. Quindi c'è un dialogo costante con l'ufficio scolastico, con le università e con la realtà produttiva del territorio. Quindi anche qua si stanno costituendo dei laboratori di sviluppo con le università e la Camera di Commercio, e con l'ufficio scolastico, sempre la Camera di Commercio e le realtà produttive del territorio, proprio per orientare la formazione, quindi l'istruzione dei nostri ragazzi. Per quanto concerne invece lo sport, qua sono state fatte tantissime misure che non vi sto ad elencare, vi dico solamente che anche qua per i ristori e per sostenere le associazioni sportive abbiamo stanziato 1.200.000 euro, a breve ci sarà il bando, e abbiamo anche investito per riprendere il discorso che comunque era stato bloccato di investimenti sugli impianti sportivi. Ecco, anche qua massima attenzione, perché è ovvio che se poi dopo gli impianti sportivi sono inadeguati è inutile, insomma, promuovere lo sport se poi non ci sono i luoghi dove poterlo svolgere serenamente, insomma, e nei luoghi adatti. Quindi anche lì l'abbiamo messo in primo piano come iniziativa. Mentre per quanto concerne tema donne pari opportunità, ecco, il Presidente non so se prima ha accennato che stiamo lavorando tutti insieme alla costruzione di una legge sulla famiglia, dove prevederemo anche un fondo destinato alle donne che vogliono, che comunque si sentono costrette di interrompere la gravidanza per motivi economici. Perché ecco, non deve accadere che una donna comunque sia costretta a fare questa scelta così dolorosa, perché ha ovviamente una situazione economica disagiata che non le permette di ovviamente portare a termine una gravidanza. Quindi questo secondo me, secondo noi, secondo tutta la Giunta, è un'iniziativa molto importante, perché ovviamente dobbiamo promuovere la natalità e la vita. Io ecco, penso che comunque dopo ovviamente ci sono altri settori importantissimi, il terzo settore, l'associazionismo fondamentale in questo periodo, e anche lì abbiamo avviato una serie di fondi per progetti di rete, progetti di settore sugli più di 800.000 euro, 1.700.000 euro per sostenere tutte quante le associazioni del terzo settore. Sono arrivati altri ulteriori fondi dal Ministero del Lavoro, parliamo di altri 900.000 euro, quindi sono risorse importanti proprio per sostenere chi opera in questo momento così difficile, tutte le persone che si trovano in difficoltà maggiormente in questa pandemia. Quindi ecco, anche questo settore, insomma, massima attenzione. Mi sembra di aver detto tutto, no, mi sembra di aver detto tutto, le cose sono tante, però ecco, le principali le abbiamo riassunte. Grazie. Allora, se ci sono domande, mi sembra. C'è un ventriloquo. Una domanda per l'assessore Aguzzi, prima ha parlato dei Covid Hotel, se non sbaglio l'accordo è in scadenza a fine mese, lo prorogherete, e poi per adesso sono attivi, sempre se non sbaglio, soltanto 2 Covid Hotel, c'è intenzione di implementare il numero e fino adesso sono stati sufficienti quei 2 oppure c'è un'altra questione? Sì, fino a fine mese sono attivi i 2 Covid Hotel inizialmente identificati.
quello di Senigallia, quello di Monte Cassiano, mi pare, vado a memoria e rischio di sbagliare anche magari nei riferimenti, ho detto bene. Succede questo, che noi abbiamo chiesto la disponibilità ad una serie di hotel poter aderire a questa iniziativa. Ovviamente ne abbiamo contrattualizzati inizialmente due per capire anche quale fosse effettivamente l'andamento e le necessità da mettere in campo. Dopo due mesi e mezzo, di fatto, quindi a fine gennaio, noi non prorogheremo questi due Covid hotel con questa motivazione, che attualmente le stanze occupate sono poche, mi pare in quello di Senigallia 6 e una quindicina in quello di Monte Cassiano. E conseguentemente vuol dire che in questo momento non c'è questa grande esigenza. Ed ovviamente dopo un certo periodo dobbiamo anche un attimo fare i conti, perché ovviamente noi contrattualizzandoli dobbiamo pagarli nella loro interezza, anche se non stanze non sono occupate. Quindi non proseguiamo con questi due Covid hotel che tra l'uno e l'altro sono circa 107-108 stanze contrattualizzate, ma ne contrattualizziamo invece un altro, anche per dare un senso un po' alla rotazione. E su questo mi sfugge sinceramente l'ubicazione, credo in provincia d'Ancona, comunque rischio di dire il luogo sbagliato, non mi azzardo, però è un ulteriore Covid, quindi non saranno contrattualizzati più i due attuali, ma uno nuovo che è al centro della regione, quindi fungerà per tutta la regione Marche e ha 44 stanze, quindi diciamo così continuerà questa opera di attenzione verso chi ha questo tipo di esigenza e di attenzione anche verso gli ospedali che devono in qualche modo liberarsi di una serie di casistiche, no? Che sono identificabili tra quelle adatte a essere ospitate all'interno del Covid hotel, però ne contrattualizzeremo uno nuovo in provincia d'Ancona. Mi sfugge il luogo, sinceramente non lo voglio dire perché rischio di sbagliarmi. Lo contrattualizziamo adesso per un mese. Allora, al presidente Acquaroli, Breccioroli, Radio Arancia, Arancia Television. Dunque, il 2020 è stato caratterizzato sicuramente dalla pandemia e dalla sorpresa della pandemia. Ora ci sarà la seconda ondata. Se già per quanto riguarda il piano sanitario qualche idea la si ha con il vaccino, magari anche con tutte le cose che si stanno mettendo in piedi, la seconda ondata sarà la grande ondata che coinvolgerà la piccola media impresa marchigiana, dove soprattutto nelle Marche abbiamo tante realtà che stanno veramente messe molto male. Allora io mi chiedo, state ipotizzando qualcosa per questa ondata che sarà drammatica e tremenda, e se è ovviamente un'azione che vede anche il concerto con il governo, perché da solo la regione non ce la potrà fare, credo. Ma guardi, non è che stiamo ipotizzando, stiamo creando tutta una serie di interventi che dovranno essere riversati sulle imprese, soprattutto in particolare per quello che possiamo noi sul credito e quindi la conseguente necessità di liquidità. Non possiamo dimenticare altre sfide, perché poi bisogna far ripartire e sicuramente evitare di far morire tante partite IVA, ma bisogna innovare, bisogna digitalizzare, certo. Perché poi c'è il tema della competitività del nostro sistema produttivo artigianale, bisogna internazionalizzare, quindi le sfide sono molteplici. Noi stiamo cercando di individuare tutte le risorse, mettendole a disposizione, tutte le idee con progettualità chiare e precise. È chiaro che il tema è come gestire la pandemia, perché in base a come noi gestiamo la pandemia gestiamo anche la ripartenza. È il tema, per capirci, che ci vede impegnati tante volte nell'interlocuzione del governo dei ristori per una serie. No, ma se mi permette, bisognerà fare anche lì un piano vaccini per l'economia, perché bisognerà decidere, ci saranno aziende che muoiono, aziende che vivacchiano, cioè lì quale sarà l'ordine che verrà scelto? Perché sulla vaccinazione? No, io ritengo sull'aspetto economico-finanziario, ci sono delle aziende che passeranno, le ho viste toccandole con mano, da buona vita a morte, nel giro di pochi mesi, insomma, cioè anche lì bisognerà decidere come agire. Come agire? Tanto voglio dire, noi dobbiamo essere chiari, la regione non ha risorse illimitate. Appunto, dico, bisognerà organizzarsi con il governo. Certo, deve intervenire. Quando noi diciamo la liquidità, è la liquidità che dovrebbe tendere a non mettere a rischio la sopravvivenza di tante imprese, certo, e di intere filiere, interi settori. Cioè noi in tutte le conferenze Stato-Regione
in tutte le occasioni utili cerchiamo di agire su due settori. Chiaramente diamo per assodato la sicurezza, la salute, la salvaguardia della nostra cittadinanza e della tenuta ospedaliera. Ma dato per assodato questo, noi guardiamo alle misure che siano misure giuste nella fase del fronteggiamento della pandemia, perché la misura giusta crea meno danni rispetto a quello che potrebbero essere creati e poi consente comunque già consentendo maggiore attività, maggiore dinamicità, meno danni economici. Dall'altra parte bisogna che ad ogni chiusura ci siano i ristori. Noi lo chiediamo con forza, ecco, in tutte le occasioni, perché siamo consapevoli del fatto che oggi con la pandemia tutto giace sotto una cappa che fa stare tutto tranquillo, ma tranquillo non è, perché siamo consapevoli del fatto che rischiamo l'estinzione di un numero enorme di partite IVA, di un numero enorme di lavoratori, quando non ci sarà più quando ci sarà la possibilità di superare il blocco dei licenziamenti, e soprattutto la ripartenza che non sarà facile. Cioè non è che come abbiamo chiuso riapriremo. Per questo noi quotidianamente nell'interlocuzione col governo chiediamo interventi di carattere finanziario. No, gliel'ho detto e poi smetto perché ci sono anche gli altri. Non tanto per la regione, perché la regione si fa da tramite, però a volte sembrerebbe che il Ministero del Tesoro non parla con il Ministero della Sanità. Forse al Tesoro non sanno che c'è stata la pandemia, perché ancora le porto tante interviste realizzate, ci sono imprenditori che sono costretti e devono pagare delle cose e non tengono affatto conto del fatto che ci sia stata la pandemia, pur essendo chiusi, come fanno a pagare? Guardi, nell'ultima chiusura, voi sapete, perché credo che sia ormai di dominio pubblico, nell'ultima chiusura noi siamo stati inseriti nella fascia arancione perché c'è stato un ulteriore restringimento, cioè l'indice RT nel nuovo anno è passato ad un abbassamento di livello da 1,25 a 1,50 per entrare rispettivamente nella fascia arancione e nella fascia rossa a 1,25 per entrare nell'arancione e nella rossa. La settimana successiva si è inserito la pressione ospedaliera quindi con l'alto rischio, la definizione di alto rischio. Con l'alto rischio, anche con indice RT sotto a 1, si finiva in fascia arancione. In quell'occasione, non ero solo nella conferenza, abbiamo posto con forza la questione, insomma, che alla fine a forza di cambiare, irrigidire i criteri, metti mezza Italia, tre quarti d'Italia in restrizioni pesanti, perché la fascia arancione e la rossa, anche la gialla, ma la fascia arancione e rossa sono restrizioni molto pesanti, che se si possono essere accettate per la salvaguardia della salute e della sicurezza della popolazione, dall'altra parte vanno ristorate, perché a un anno di distanza, purtroppo il ministro, non dico chi perché non mi piace, ci ha detto, su mia sollecitazione, vi provvederemo ad inviarvi l'elenco delle imprese ristorate regione per regione, provincia per provincia, comune per comune. Io non so che cosa significa questa dichiarazione del ministro. Evidentemente però il ministro intendeva, dal mio punto di vista, che i ristori già c'erano stati. Dico e chiudo, poi c'è anche l'intervento dell'assessore attività produttive e vicepresidente Carloni. Dico che per me quegli interventi, per la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese, sono insufficienti, e che a fronte di una stagione ancora di chiusure e di interventi restrittivi bisogna che i ristori siano certi, immediati e sufficienti. Voglio darvi un dato che ha pubblicato il centro studio della Camera di Commercio di Mestre. Dato è questo che ho pubblicato, ho detto anche in Consiglio regionale, tutte le volte che il Presidente o anche noi che abbiamo partecipato alla conferenza Stato Regione abbiamo fatto presente che il mancato incasso non è equiparabile al ristoro, e quindi bisognava trovare un sistema che permettesse la sopravvivenza a queste imprese, perché un'emergenza dura qualche mese, un anno è un'iniziativa strutturale, non è un'emergenza. E che il calcolo ho maggiore comprensione dai miei fornitori
ma mi arrivano delle scadenze dove l'ufficio delle entrate non vuole sapere nulla e io non ho incassato niente. Ma non solo, oltre a questo, quello che le volevo dire è che il dato sulle perdite dei mancati incassi stimato dell'anno 2020 per le attività che hanno avuto delle limitazioni dai decreti anti-Covid è di 423 miliardi. I ristori messi in campo dal governo si parla di 29 miliardi a queste imprese. Quindi stiamo parlando effettivamente di una cifra che è pari al 6,9%, quindi non può mai coprire il lucro cessante di queste attività. E quindi questo è il vero dramma. E non trattandosi più di una cosa periodica, ma diventata strutturale, questo impatta sulla sopravvivenza stessa di queste imprese. Questo ormai è evidente e noi lo ribadiamo ogni volta. Però la risposta, come ha detto il Presidente, è di due risposte danno. La prima, abbiamo messo in campo gli ammortizzatori sociali, l'altra abbiamo messo in campo i ristori, senza rendersi conto che né l'una né l'altra sono sufficienti. Si può? Sì, Raffaele Vitali può intervenire. Eccolo, allora due domande molto rapide. La prima riguarda una questione che ha toccato l'assessore Aguzzi, perché è uno dei temi chiave che noi abbiamo da affrontare con le associazioni di categoria, ovvero parlava che nella nuova costruzione di edifici ERAP sarà un'attenzione all'utilizzo di imprese locali. Volevo capire se questo è un auspicio o magari un impegno anche normativo nei limiti di legge, perché lo chiedono davvero tutto il mondo dell'edilizia che spesso non riesce a vincere appalti. Questa è la prima cosa. La seconda invece, se si può entrare un po' di più nel dettaglio della terza corsia per capire qual è davvero la situazione, perché passiamo da un ex assessore Cesetti che dice che è già cantierabile la Porto Sant'Elpidio Pedaso a un ministero che dice invece va ancora realizzato tutto lo studio di fattibilità, che potrebbe volerci anche un anno, quindi capire qual è la situazione. Grazie. Per quel che riguarda l'ERAP, le dico subito che non sarà semplice creare una normativa di questo genere, nel senso che lì si va a gare d'appalto. Però quello che noi possiamo fare, che faremo, ho già chiesto ad ERAP un piano in questo senso e sarà comunque concertato con le categorie, appena sarà, diciamo, predisposto, è la suddivisione in molti lotti di questa attività. E chi vince un lotto non può partecipare agli altri, in modo da poter diffondere nel più ampio modo possibile tra diverse imprese e possibilmente, speriamo anche, della nostra regione, diciamo, l'entità di queste attività. Questo sarà il metodo che impostiamo. Comunque poi ci sarà anche una concertazione con l'associazione di categoria per capire magari se anche qualche accorgimento ulteriore. È chiaro che noi dovremo comunque rispettare tutte le normative del codice degli appalti, non è che possiamo inventarci una strada casereccia. Baldelli, credo che era per te. Non so, parlo. No, Presidente. Allora, è chiaro, perché per quanto riguarda la terza corsia, la Regione Marche ha chiesto l'inserimento nel piano economico finanziario di autostrade. Abbiamo chiesto al Ministero di respingere quel piano sinché il tratto autostradale di interesse non venga inserito. Ovviamente non possiamo non credere al Ministero delle Infrastrutture, che chiede ad Autostrade la progettazione. Per cui immediatamente cantierabile senza una progettazione ci appare assai difficile. Noi possiamo dire che si è perso troppo tempo per un intervento che invece doveva essere inserito nel piano industriale di autostrade, perché mettendo insieme una serie di ritardi infrastrutturali che hanno colpito con questa regione si affossa ancora di più lo sviluppo economico di cui abbiamo bisogno, e quindi è necessario che Autostrade ovviamente e il governo ci diano immediata risposta, perché non possiamo attendere ulteriori anni per questa opera che è incompleta. Non voglio parlare di responsabilità perché non guardo indietro, ma voglio guardare avanti per il futuro e gli interessi dei marchigiani. Quindi ci si dia immediatamente risposta con un intervento sia di Autostrade sia del Ministero per l'inserimento
della terza corsia nel piano industriale. Grazie. Daniele Carotti dell'ANSA, c'è collegato? Si era prenotato per una domanda? No? Sì, mi sentite? Ah, ecco, sì, ti sentiamo. Dite. Sì. Niente, chiedevo se la Giunta volesse intervenire dopo le polemiche, insomma, suscitate dalla questione ieri in Consiglio sull'interruzione volontaria di gravidanza e sulla pillola, insomma, nei consultori. Tutto qua. Cioè, in che senso vogliamo intervenire? Insomma, la posizione dell'assessore è chiaramente la posizione della Giunta, del governo. Non è che c'erano state delle prese di posizione, ecco, se c'era, diciamo, un qualcosa che magari lei voleva dire sul punto, ecco, solo questo. Mi scusi, mi si è spento il microfono. Non c'è nulla da aggiungere rispetto a quello che è stato detto ieri in Consiglio regionale. Voglio solo aggiungere che in realtà non c'è chissà quale questione. Noi abbiamo semplicemente detto che siccome la legge 194 del 78 non prevede che la pillola abortiva possa essere impiegata fuori, al di fuori dell'ospedale, abbiamo detto che ci atteniamo alla legge, quindi le linee guida che sono state emanate dal Ministero che permettono invece questo tipo di somministrazione non può essere accolta perché le linee guida non sono appunto fonti del diritto. Questa è la nostra posizione. Dopodiché abbiamo anche aggiunto che quasi 1400 no, interruzioni volontarie di gravidanza costituiscono un tristissimo fenomeno e vogliamo investire per garantire alle donne di ripensare, se è possibile, a questi fenomeni. Probabilmente c'è un tema che riguarda l'assistenza alle famiglie, alle donne, quindi, ma nessuno mette in discussione evidentemente il diritto delle donne di procedere. Però è evidente che se si somministra la pillola abortiva come se fosse una pasticca per il mal di testa, probabilmente c'è un'alterazione della finalità della legge, la quale appunto è a garanzia e a presidio della tutela della maternità e della vita. Poi se lei ascoltate la discussione, che è molto più profonda, non è solo in Italia, non è solo nel Consiglio regionale delle Marche, se ne discute in 30 stati degli Stati Uniti, se ne discute in America Latina, ne discute la Corte Suprema degli Stati Uniti, le Corti Costituzionali di un sacco di paesi, la Corte Costituzionale Italiana, vorrei ricordare la sentenza 84, che garantisce da dignità all'ovulo fecondato. Quindi immaginate a qualche cosa che avevo aggiunto e concludo, che secondo noi non sono cellule amorfe che possono essere buttate, ma ha una certa dignità a quella cosa. Tant'è vero che negli Stati Uniti si parla di heartbeat, il battito appunto di ciò che si è creato. Non è un battito del cuore, ma sono delle pulsazioni. E secondo questa visione merita tutela, così come merita tutela la vita. Questo non significa che si nega il diritto delle donne o la possibilità delle donne di arrivare all'interruzione della gravidanza, tanto più perché appare anche probabile che ci siano dei fenomeni nascosti di questo tristissimo fenomeno. Grazie.